Ci troviamo nella cripta dell'Annunziata, dell'Annunziata perché la chiesa al di sopra di questa cripta era dedicata all'Annunziata. Era una chiesa installata in uno dei locali del castello. Ha funzionato come chiesa fino alla fine del 1700, dopodiché ha perso il suo utilizzo di chiesa e il locale è stato utilizzato per diversi scopi. Alla metà degli anni 50, del 1950, esattamente nel 1947, un regista popolare jelsese, Domenico Petruccioli, Zminga da Pavel, come si chiamava Jelsi, utilizzava il locale come teatro e nel 1947, mentre preparavano le scenografie per una di queste recite, decise di far scavare la buca per il suggeritore sul pavimento del palcoscenico. Facendo questo foro, gli operai caddero giù e scoprirono la cripta dove ci troviamo. Allora, le particolarità della cripta sono diverse, è importante per la storia dell'arte per diversi aspetti. Uno di questi è sicuramente il fatto che qui c'è un ciclo quasi completo di affreschi. Siamo in un periodo della fine del 1300, inizio 1400, non si conosce l'autore, però la particolarità è che nel meridione d'Italia si conoscono di questo periodo dei singoli riquadri sparsi per tutto il meridione, mentre qui siamo di fronte ad un ciclo completo, quasi completo di affreschi. Questo è un motivo. L'altro motivo di interesse, per alcuni studiosi di storia dell'arte è che questa cripta potrebbe rappresentare una copia, anche se una brutta copia, diciamo così, degli affreschi, che Giotto aveva realizzato a Napoli, nella chiesa di Santa Chiara a Napoli. Questi affreschi a Napoli non esistono più perché si sono distaccati in seguito ad un terremoto alla fine del 1400 e quindi questi potrebbero rappresentare la copia delle scene che Giotto aveva deciso di rappresentare in quella chiesa. Questa è l'ipotesi, si fa perché l'artista che l'ha realizzata molto probabilmente aveva avuto modo di vedere quelle di Napoli, perché era un artista che lavorava nel regno di Napoli, e non quelle del nord Italia, tipo della Cappella degli Scrovegni a Padova. Altro motivo di interesse principale è la particolarità di alcune scene. La cripta si divide in due spazi fondamentalmente e ha tre argomenti diversi. Sulla navata, vicino a una nicchia, ci sono tutte scene della vita di Cristo bambino e Cristo giovane, quindi una rappresentazione, una cronaca degli eventi a partire dall'Annunciazione della venuta di Cristo, passando per la Natività, le attività di Cristo bambino, tipo il Cristo nel Tempio, e per finire con il battesimo di Cristo. È un suo miracolo. Le particolarità principali sono proprio queste ultime due scene, dove c'è la rappresentazione di Cristo che viene battezzato da Giovanni. La particolarità fondamentale è che Cristo appare completamente nudo. Questa è una rarità per la storia dell'arte, se ne conoscono veramente poche di rappresentazioni di Cristo adulto nudo. A fianco al battesimo di Cristo c'è un'altra rappresentazione ancora più rara, forse unica in assoluto, ed è un miracolo che compie Cristo, il miracolo riconosciuto nella guarigione del giorno di sabato, un passo del Vangelo di Luca, dove Cristo compie un esorcismo, cioè guarisce una donna da un male, il male è rappresentato come la possessione del diavolo, e se guardiamo bene l'affresco ci accorgiamo che la donna, trattenuta da altre due donne, con un volto quasi vampirico, si riconoscono i denti a punta, sputa fuori un diavolo alato dalla bocca. Questa è una rarità veramente assoluta della storia dell'arte e soprattutto della rappresentazione dei miracoli di Cristo. E si sta cercando di capire il perché proprio questa rappresentazione in questa località e in questa cripta. Altre scene nell'altra navata sono tutte scene della passione di Cristo, quindi dell'ultimo periodo della sua vita, dalla cattura di Cristo, una bellissima scena della cattura di Cristo, passando per la resurrezione, flagellazione, la lavanda dei piedi, l'apparizione di Cristo agli apostoli dopo la resurrezione.
mentre sulla parete di fondo della cripta ci sono delle iconografie di santi che molto probabilmente sono venute in un secondo momento. Quindi coprono l'affresco più antico e ci sono iconografie di santi come San Giovanni Evangelista, San Giovanni Battista, Sant'Andrea Apostolo e i santi protomartiri Santo Stefano e San Lorenzo, Maria Maddalena ed un santo molto particolare che è Santo Onofrio, che è un santo che nella sua storia viene sempre rappresentato vestito soltanto di capelli e barba. Molto probabilmente una risposta cattolica ai riti dell'uomo selvatico. Viene rappresentato o in questo modo, vestito soltanto di capelli e barba, oppure vestito con pelli d'animale. In questo lato della cripta possiamo vedere un elemento particolare che è presente soltanto in quest'angolo della cripta ed è questa nicchia ad arco gotico che molto probabilmente è stata per anni riconosciuta come tomba, ma molto probabilmente è costruita su quella che era uno dei torrioni del castello e forse non era utilizzata esattamente come tomba, forse questo perché adesso ci sono state posizionate alcune ossa che sono le ossa trovate nello scavo della cripta nel 1947. Quando la cripta fu scoperta, fu trovata riempita di ossa. Queste ossa erano appartenenti ad una sepoltura comune, che probabilmente era stata creata qui in seguito ad un'epidemia del 1600, che aveva provocato tante vittime in paese, e aveva fatto sì che questa cripta fosse utilizzata come fossa comune. La nicchia, però, molto probabilmente esisteva già prima, è affrescata al suo interno con la Natività di Cristo, è posta in un angolo del locale dove ci sono altri affreschi che riguardano tutte scene della vita di Cristo bambino e c'è una nuova ipotesi che è quella che questa nicchia fosse forse un alloggiamento per un battistero e che questo locale fosse utilizzato all'interno del castello come luogo di culto e di preghiera all'interno del castello, con un suo fonte battesimale dove molto probabilmente battezzare i figli del proprietario del castello e dei nobili della comunità. Uno degli aspetti, diciamo, più curiosi del ritrovamento è che le scenografie che stavano preparando per la recita erano proprio la recita che doveva farsi nel piano superiore era la Passione di Cristo. Stavano preparando le scenografie per la recita della Passione di Cristo e scoprirono, grazie alla buca per il suggeritore, scoprirono un ciclo di affreschi dove viene narrato esattamente proprio scene della vita e della Passione di Cristo. Quando il posto fu trovato, da quel foro l'archeologo jelsese, Vincenzo D'Amico, medico e archeologo jelsese, decise di fare questo scavo e utilizzò per lo scavo i bambini che abitavano in questa parte del paese. I bambini venivano fatti calare dalla botola e riempivano secchi di terra, tornavano su e andavano a buttare la terra in un burrone del paese. Svuotando questo riempimento, poi si trovò anche la porta d'ingresso, le scale che abbiamo praticato noi per scendere, che vennero svuotate dall'interno e quindi poi riaperte. La cattura di Cristo è questa scena, Giuda che bacia Cristo e Pietro che taglia l'orecchio a Malco, il servo del sommo sacerdote. Pietro. Tutte le scene, vedi le aureole che hanno tutte delle tacche, sì. Questo perché in quelle aureole, in quelle tacche c'erano applicata una lamina dorata. Ah. Molto probabilmente, mentre nel calice che vedi lo stesso inciso sull'affresco, il calice molto probabilmente era rivestito con una lamina d'argento in questo caso, questo perché si notano anche ancora ci sono i pigmenti
che ha rilasciato l'argento sull'affresco.